Musica, beh, tra Sudda, Un mare che non tutti possono attraversare, il Mediterraneo. Soprattutto alcuni, gli abitanti invisibili di un continente in subbuglio, l'Africa, per cui la distesa delle onde è una fortezza impenetrabile, un mare chiuso. Proprio questo è il titolo del film documentario del giovane regista veneto Andrea Segre, già autore di Io sono lì, scelto dalle sale di comunità vicentine per l'attuale programmazione e che analizza con interviste e testimonianze esclusive la drammatica vicenda umana dei campi profughi della Tunisia. È un documentario che racconta le storie di chi è stato respinto nel mare Mediterraneo tra il 2009 e il 2010. L'Italia, dopo gli accordi presi tra Berlusconi e Gheddafi, in quel periodo respinse quasi 2000 persone che furono intercettate dalla Marina o dalla Guardia di Finanza italiana in mezzo al Mediterraneo e furono riconsegnate alla polizia libica, con il grave problema che la polizia libica era usa a torturare, deportare, violentare queste persone e che queste persone avevano in realtà diritto di chiedere asilo in Europa. Ciò non gli è stato reso possibile, non sono state identificate, loro non è stata data la possibilità di chiedere asilo e sono state invece riconsegnate ai torturatori di un regime che all'epoca era un regime amico. Poi le cose sono cambiate, Gheddafi è diventato il nemico e è iniziata la guerra in Libia, sono potuti scappare dalle carceri libiche e noi li abbiamo incontrati al confine tra Libia e Tunisia, dove si erano rifugiati all'interno di un campo profughi delle Nazioni Unite, e lì ci hanno raccontato che cosa era successo. Un racconto che svela ciò che nessun italiano sapeva, perché quelle operazioni di respingimento furono non soltanto svolte in maniera illegale, come poi la Corte di Strasburgo ha declarato, ma anche svolte nella censura, nella impossibilità di conoscere che cosa realmente succedeva nelle navi che respingevano i migranti. Nessuna avventura rocambolesca da raccontarci. Ma insomma, diverse nel tempo, però in questo caso devo dire che è stato davvero forte la condivisione che io ho trovato da parte dei protagonisti di queste storie nella necessità di colmare quel silenzio. E quando c'è questa forte consapevolezza poi c'è anche una grande complicità nella costruzione del racconto. E poi certo, passare le notti nelle tende del deserto a dormire in un campo profughi è sempre un'emozione forte, un'esperienza di vita altra, però nulla di rocambolesco, molto, forse anche io ci sono un po' abituato, quindi non riesco a vederci nulla di rocambolesco, ma di molto importante e significativo. Nonostante le proposte coraggiose, spesso fuori dai circuiti commerciali, le sale di comunità stanno ora affrontando una situazione delicata che mette a rischio la loro sopravvivenza. Il termine sopravvivere purtroppo dice una realtà che rischia di diventare appunto concreta molto presto. Cioè, da un lato abbiamo moltissime sale, sono una settantina in Veneto le sale parrocchiali, che hanno un'attività molto vivace, molto creativa, sia come proposta che come numero di volontari e di persone che le frequentano, ma tutto questo patrimonio rischia di andare perduto a causa del passaggio appunto al digitale. E digitalizzare una sala, cioè dotarla di un impianto di proiezione digitale, ha dei costi assolutamente elevati che per la maggior parte delle nostre sale non sono affrontabili, insomma. Attualmente è di 60-70 mila euro a sala il capitale da investire per poter continuare a fare cinema, attività che resta l'anima delle sale parrocchiali, anche se propongono teatro, conferenze e musica. Ma senza cinema, che calamita le entrate più importanti, anche tutte le altre offerte culturali avranno una vita più difficile. Ultimamente soprattutto le nostre sale si stanno configurando come sale d'essai, quindi sale che propongono un certo tipo di film che nei circuiti più commerciali non troverebbero spazio, e oppure dall'altra parte come sale che hanno un'attenzione verso i ragazzi e le famiglie, quindi con una programmazione soprattutto festiva, il sabato e la domenica, rivolta a questa fascia di età. Naturalmente il prezzo del biglietto è qualcosa che aiuta. Ricordiamo quali sono le pellicole su cui negli ultimi 6 mesi vi siete concentrati come ACEC, anche per far riflettere poi chi va al cinema. Sì, ecco, questo è un altro aspetto, il fatto anche attraverso il cinema, questo potente strumento narrativo, di aiutare le persone a prendere consapevolezza dei tempi che viviamo da un lato, oppure anche di approfondire la propria fede. Quindi abbiamo dato risalto, per esempio, ecco, proprio ultimamente a questo nuovo film documentario di Andrea Segre, Mare Chiuso,
Abbiamo dato risalto nel tempo natalizio al villaggio di cartone di Olmi, che è stato molto apprezzato anche nelle nostre parrocchie e nelle nostre comunità. Molto cinema italiano, sì, soprattutto, ma non solo. Potremmo citare per esempio Uomini di Dio, un film francese molto bello dell'anno scorso, che ha riscosso un grande successo, ecco, anche al di là di ogni aspettativa. Oltre a Mare Chiuso, il docufilm di Andrea Segre, nelle sale dell'ACE, che in questo periodo è con altro consiglio di cultura e riflessione attraverso un percorso cinematografico per l'imminente periodo pasquale. C'è un film che probabilmente non troverà molto spazio nei circuiti appunto delle multisale, ma sicuramente verrà proposto in molte sale della comunità. È un film che si intitola Il mulino e la croce, che ha un tema squisitamente pasquale, che quindi vedremo di proporre proprio a breve.